Noi non siamo uomini. Siamo più che uomini. La responsabilità è molto più grande. E tu dovrai essere migliore di me. Hai capito? Il potere di quest'arma, di qualsiasi arma, proviene da qui. Solo se è temperato da questo. Dalla disciplina, dall'autocontrollo di chi la impugna. È qui che risiede la vera forza di un guerriero. Non devi dimenticarlo mai. Ti ho salvato! Tu eri intrappolato! Ti ho aspettato tanto, ma tu non uscivi più! Allora ti ho tirato fuori! Sei stato via per tanto... tanto tempo! Io non sapevo cosa fare! Mi hai lasciato solo! Di nuovo! Di me non ti importa! Andiamo prima che tornino. Spero tu abbia ciò che volevi. Che cosa provo? Cosa provo io? Sai, ho passato gli ultimi 100 inverni a immaginarmi questo momento. Ho ripetuto nella mia testa tutto quello che ti avrei voluto dire, ogni parola, perché tu capissi esattamente quello che mi avevi rubato. Ma adesso mi rendo conto che ormai non mi interessa che tu capisca niente. Lo so che sei un dio. Non di questo regno, ma non c'è ombra di dubbio. Lui non lo sa, vero? Della tua vera natura. O della sua. Gli dei di questi regni non sono gentili con gli stranieri, credimi. Io lo so. Quando ti troveranno, e lo faranno, ti renderanno la vita difficile. Il ragazzo vorrà delle risposte. Qualsiasi segreto sia, non lo proteggerai per sempre. Sono il più grande ambasciatore degli dei, dei giganti e di tutte le creature dei 9 regni. Conosco ogni angolo di queste terre, ogni lingua parlata, ogni guerra, ogni accordo concluso. Mi chiamo Mimir, l'uomo più sapiente che esista e che ha la risposta a ogni tua domanda. Senti, so che tu non ci crederai, ma quell'ascia che hai, sono stato io a costruirla, insieme a mio fratello. È una delle migliori. Quindi non lasciare che nessuno ci metta le mani tranne noi due. Pia! Devi trattarla in modo speciale o si rovinerà irreparabilmente. Potrai potenziarla ora se la cosa ti aggrada, figlio di puttana. È un piccolo trucco della mia gente. Un modo speciale per non farsi vedere. In realtà ho il potere di entrare nel regno tra i regni. Ma la tua mente non comprende quello che vede, perciò non vede niente di niente. È così che possiamo evitare di usare le armi che fabbrichiamo. Non sembra funzionare sui draghi, però. Tu... arrenditi. Il padre di tutti lo esige. Bene. Thor ha incolpato me. Me! Per ciò che avete fatto a Magni. Mio padre mi ha chiamato codardo. Vi ucciderò. Non c'è luogo dove puoi nasconderti, Spartano. Potrai mettere tutta la distanza che vorrai tra te e la verità. Ma non cambierà nulla. Fingi pure di essere quello che non sei. Maestro, marito, padre. Ma c'è una verità ineluttabile a cui non potrai mai sfuggire. Tu non puoi cambiare. Tu sarai per sempre un mostro. Kratos. È ora, figlio mio. Dai uno sguardo a quello che hai fatto.